Simmers. E non. Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Casa Supplì. E come potete constatare, siamo a San Maisciuno, ma non siamo con Edoardo e nemmeno con Elide. Siamo con la nostra Camilla e se vedete bene, siamo da sole. Da sole con Cami, non c'è Salim nell'unità familiare, quindi qualcosa è accaduto. Signora, però mi scusi, ma perché deve intromettersi mentre noi chiacchieriamo? Perché è un'ammiratrice? Fermi tutti, è un'ammiratrice? No, e allora che vuole? Scusi tanto, eh. Vada, vada, se ne vada, la prego. Vada. Vada. Oh, stavamo scherzando con Papino qua. Ah, mannaggia. Allora, dunque, la nostra, sì, è venuta qui con suo padre, con Giacomo. E gli dicevo, come avete potuto constatare, non c'è il nostro Salim. Perché vi ricordo che qualche episodio fa il papà di Salim Nadir si è sentito male e quindi non c'è dramma, almeno per ora all'orizzonte. Salim si è trasferito momentaneamente a casa con i suoi genitori perché il papà comunque è stato ricoverato in ospedale, tuttora si trova in ospedale per un problema al cuore, raga. Eh sì, è stata una cosa molto più grave di quello che all'inizio tutti potessero immaginare. E quindi avendo i nostri, no, ricorderete, una fattoria, chiamiamola sì appunto una fattoria, Salim non se l'è sentita di restare ad Oasis Springs e lavarsene le mani, è tornato insomma in famiglia dai suoi genitori. E la nostra è rimasta sola e quando il padre oggi le ha proposto, ti va tesoro, di andare allo Smanet Show e lei comunque aveva già in mente di andarci, non tanto perché le interessi lo Smanet Show, quanto perché comunque per lei è un modo di farsi pubblicità, ha detto: ma sì, dai, andiamo con papà, perché effettivamente sono dei giorni, vedete, a parte che, sì, scusate, a parte che ha fame, e poi c'è stata un'ammiratrice che è stata crudele nei suoi confronti, si sente disgustata dopo aver ricevuto un messaggio da una sconosciuta che critica lei e tutto ciò per cui è famosa. E quindi, diciamo che un po' quello, un po' l'assenza di Salim, un po' soprattutto il fatto che attualmente, insomma, la nostra si sia ritrovata a dover vivere in un luogo comunque che non gradisce da sola. Un mix di cose per cui ha detto: ok, va bene, dai, andiamo con papà. E tra l'altro è quasi ora di pranzo, tu dovresti mangiare tra poco. Vediamo un attimino come andrà la situazione. Salvatore Barbieri, dai, vi volete mettere alla prova? Ma Faba, sei qui, va bene. Dai, mi immagino che sia stato anche il padre a, no, stimolarla a dire: ma dai, vai, su, partecipo a un torneo di videogiochi per novizi. No, facciamo test di gioco supremo per la fama. Immagina. Però, raga, mamma mia. Ma scusate, ma. Evviva i bug, raga, ma perché? Vabbè, allora vai qua. Io non lo so, io pensavo che Faba stesse andando qui. No, qua non ci si può andare. Perché, tesoro mio? Perché c'è Faba? Ho immaginato che questa sia una sorta di sponsorizzazione. Allora, vieni qui. Ci mettiamo. Cammina qui insieme. Ci mettiamo a fare. Ma perché lui c'è? Ah, perché ci stava andando lui. Faba, però, porca pera. Io capisco che tu sei magica, ma teletrasportare un tavolo qua non mi pare proprio il caso. Niente, vabbè. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente. Diciamo che io ho immaginato che questa sia un'occasione, per la nostra, comunque, quasi di sponsorizzare qualche. Non dico prodotto. Però in questo caso. Però, raga, mamma mia, ma come si fa? Cioè, perché è fatto così male? È proprio The Sims, raga, non c'è un cavolo da fare, capitano cose mistiche. Non chiacchierare con tuo padre. Ho immaginato che qui in questo caso dovesse sponsorizzare questo prodotto. Perché vi ricordo che la nostra, come lavoro, è una concorrente di reality show, va bene, al momento. Quindi è una personalità di internet, sta cercando di diventare una personalità di internet, quindi di farsi conoscere il più possibile.
Quindi diciamo che come le varie influencer presenti nel mondo le chiedono ogni tanto di sponsorizzare qualche prodotto e secondo me diciamo che è qui comunque per lavorare. Il suo padre ha detto dai, ti va, ti accompagno io, che l'ha sentita particolarmente infelice comunque nell'ultimo periodo, le ha detto ok, va bene, dai. Racconta delle barzellette follower o fa il troll? No, lei no, no, lei racconterà barzellette. Assolutamente. Non ce la vedo a fare il troll. No, addirittura il troll no. È vero che è maliziosetta, raga, però non a quei livelli. E quindi è qui con suo padre perché sì, come vi stavo dicendo, ultimamente è molto giù di morale. E perché la nostra è molto giù di morale? Perché vivere in un posto che non le piace non è facile. E soprattutto ora che non c'è nemmeno Salim. Perché bene o male, prima viveva lì con Salim. Fermi, Camilla Benali ha appena completato il test di gioco supremo. Oh, 70? Al rifugio ha fatto 14 su 20, al blocco blick 21 su 30, a mischie maniacali 21 su 30, a sport incredibili 14 su 20. Ha ricevuto 100 simoleon in un cubo del futuro. Abbiamo ancora molti cubi da distribuire, torna presto. No, guarda, ti ringrazio, veramente, ma i cubi non fanno al caso nostro, veramente. Grazie mille però per aver... E immaginiamo che adesso lei debba fare una... Apparizione, ecco, esatto, annuncia l'apparizione che stia annunciando ai suoi follower. Raga, sono qui. Sto sponsorizzando questo fantastico prodotto. Se avete occasione di venire e di provarlo, ve lo consiglio. Solo per oggi, cose del genere. Ha guadagnato 112.000 follower. Complimenti, tesoro. Complimenti, santa pera. E quindi sì, si trova qui per lavorare. Aggiorniamo lo stadio sui social media. Facciamo un po' di cosine. Vuoi rispondere alla posta? Aggiungi anche una storia poi, dai. Stato sui social media, aggiornato, importa qualcuno? Ha 35 nuovi follower? Sembra di sì. Bene, Camilla ha guadagnato 35 follower. Va bene. Va bene così, tesoro. Noi piano piano cerchiamo di crescere, non abbiamo fretta. E ne ha voglia ancora, eh. E ne ha guadagnati altri 12. Ora, vediamo se puoi fare qualcos'altro prima di... Insomma, aggiorna lo stato sui social media, l'abbiamo fatto. Facciamo rispondi alla posta? Dai, facciamo rispondi alla posta. Per mantenere in alto la fama. Così almeno... Insomma, raga, serve, serve. Lei deve diventare famosa ancora di più qua, c'è poco da fare. Perché vive di questo? Racconta barzellette, ma in che modo? Cioè, questa ora è la cosa che voglio un attimino scoprire, perché controlla i follower, forse solo dal computer si può fare. Sapete che non lo so? Videochiama. Proviamo a videochiamare Salim. Immaginiamo che... Allora? Notare, raga, la videochiamata così. Così. Che non si vede in realtà la faccia di Salim, si vede un omino nero, ma che è l'uomo nero, vabbè. E lei fa: ehi, come sta andando? Io tutto bene, sono qui per lavoro con mio padre. Sì, allo Smanet Show. Sì, è per lavoro, lo sai, non sempre lavoro da computer. In realtà tra poco pranzeremo, no, colazione non l'ho fatta. Spero non tanto di guadagnare simoleon quanto di guadagnare follower. Sì, c'è bel tempo, lì da te tutto bene? Mi raccomando, dice salutami tua madre, quando andrai in ospedale a trovarlo anche tuo padre. Poi vabbè, le cazzo che cose. Per pranzo cosa mangi? Oppure... Ma stai dando una mano a tua madre anche con le pulizie? Insomma, si sta impicciando. Ma prenderai l'aereo per tornare qui come avevi promesso nel fine settimana? Raga, a quanto pare il nostro le ha detto, guarda, non te lo so dire perché tra il mio lavoro, perché comunque raga, lui sta continuando a lavorare, sta scrivendo comunque libri, tra il mio lavoro e... tra l'altro mi ha cambiato gli occhi. Oh no, fatemi vedere, no? Sembrava di sì, è da lontano. Lui le ha detto, guarda, tra il mio lavoro e... No, raga, però è messo malissimo, guardate i tavoli. Cioè, che te vuoi apparecchiare, Cami? Io non lo so, vabbè. Non ho veramente parole. Non ho veramente parole. Comunque. Dicevo, immaginiamo che tra il suo lavoro e...
come si dice, mamma mia. E l'impegno nella fattoria non è che sia proprio, no? Signora, ma lei così non si muore di freddo? Vabbè, affari suoi. Dove è andato Papino? Fatemi indagare perché qua. Questo è ovviamente un lotto che ho scaricato dalla galleria. Non ricordo se ve l'avevo fatto vedere, ma vediamo se ce l'ho ancora, perché sapete che mi piace dare i meriti a chi li ha. Quindi fatemi innanzitutto vedere il lotto, vediamo se in galleria è ancora presente, perché dovrei averlo nella mia biblioteca. Mettiamo solo i lotti, così da far prima. Vediamo, perché ho scaricato un po' di lotti, ma questo l'avevo piazzato molto tempo fa. Quindi spero di averlo ancora. Dovrebbe essere. Ah sì, questo. Questo qua. U-Tunes Karaoke, ed è di Scary Shirley. Spero di averlo pronunciato bene. Comunque sì, avete visto, di questa creator, quindi mi raccomando se dovesse piacervi, vediamo anzi com'è, perché tra l'altro io ho veramente tantissimo che non vengo a San Mesciuno con lei e non vado in giro per questi lotti, quindi come potete vedere molto moderno, molto carino, molto colorato, come piacciono a me. Tra l'altro bello pieno, bello insomma carico di roba. Qui dovrebbero esserci dei bagni, esatto. Al piano di sopra abbiamo le stanzette singole per karaoke e qui ci si affaccia dall'alto, molto molto bello, anche qui i bagni, deduco, veramente fatto bene, mi piace. Quindi dovesse essere di vostro interesse, stesse voi cercando un karaoke per San Masciuno, c'è. Tra l'altro io vi faccio notare anche una cosa, questo desiderio risulta sgradita da Penny. A volte i Sims si allontanano spontaneamente, altre volte hanno bisogno di un aiutino. Clicca su Penny ed esegui interazioni sociali perfide per peggiorare la relazione. Tra l'altro, se non vedo male, questa è Penny. Penny, tu non dovresti nemmeno essere qui perché tu sei in galera. Per noi, tu sei in galera, quindi te ne devi andare immediatamente. Tra l'altro, guardate questa che si imbuca così. Io capisco che sei una superstar, tesoro, però vabbè. Te ne devi andare, Penny, mi dispiace tanto. Vieni qui. Ma perché non puoi parlare con tuo padre? Ma siamo con il gruppo. Ma si è tolto il gruppo, raga. Ma io non lo so. Ma queste cose perché capitano? La famiglia Crocchetta c'è il raduno attivo perché volevo farli pranzare insieme. Vabbè, intanto comunque, tesoro mio, tu devi testare qua un po' il tutto. Perché ripeto, lei è venuta qui per lavorare. Quindi partecipa alla maratona. Qui faremo schifo, ovviamente, perché. Figuriamoci, Kami e la programmazione non sono. Kami non sa nemmeno cosa sia. Sì, ora te ne devi andare, poi devi tornare. Una rottura di biglia tutte le volte. E vedete che ci sono diverse star. Effettivamente, ammazza quanta è figa Judith Ward, raga. Con questo completino alla Matrix, devo dire, complimenti, tesoro. Evidentemente i vari influencer sono qui per, no? Farsi e fare pubblicità a diversi prodotti, a diverse cosette. Quindi, Cami, come sta andando? Magari altre influencer se la cavano meglio di te. E quindi sì, Salim le ha detto che non sa se riuscirà a tornare per il weekend. E lei, cioè, normalmente si sentirebbe come dire, ma chi è costui? Fermi tutti, Andrea Sala, vabbè. Normalmente si sentirebbe anche come dire in totale libertà, no? Perché poi Cami è una persona che ama stare nella folla, si diverte e quant'altro, ma è anche una, comunque una persona che ama parecchio la solitudine. C'è da dire anche questo, quando ha i suoi momenti, non è una di quelle persone che non riesce a stare sola. Prima sì, ma col tempo diciamo che si è abituata anche all'idea di non dover essere sempre circondata dal mondo. Capirai, abbiamo acquisito ora l'abilità di programmazione, raga, ciao! Ciao, proprio alla grande, direi. E quindi sì, non penso faremo chissà cosa. Cami, ti sto aspettando, tesoro mio. Tra l'altro è lunga sta cosa della programmazione, mamma mia. Però vedete, il fatto di Penny, perché ve l'ho fatto notare? Perché lei in questo periodo non può fare a meno di pensare che se tutto nella sua vita è andato male, è stato per colpa di Penny. Cioè, se Penny non si fosse comportata in quel modo, mi allontano un attimo, raga, perché la musica è fastidiosa. Aspettiamo che lei abbia finito di completare, insomma, no, quello che deve fare. E
E lei sì, non può fare a meno di pensare questo, cioè se non fosse stato per Penny, oh, Judith Ward si è avvicinata, fermi tutti. Perché io volevo farle anche fare amicizia con qualche superstar. Vediamo un attimo. Vediamo un po' come va la questione. Beh, lei per ora sembra amichevole. Per ora sembra amichevole. Una fan? May Prescott. Ma May Prescott non è la figlia della preside, tipo? Non è lei? Abbraccia l'ammiratore. Dai, poi qualche foto con un cosplayer così la puoi mettere online. È a disagio pure Judith Ward. L'hanno costretta a conciarsi così. Lei non voleva, raga, ve lo dico io. Fai poi una presentazione amichevole, secondo me. Anzi, una presentazione allegra. Al bar per karaoke è scattato l'happy hour. Stanno tutti bevendo a prezzo ridotto. Dai, che il festival termina fra un'ora. 15%, annunceremo il vincitore. Guarda, non c'è bisogno di annunciarlo. Sappiamo che, insomma, Kami non ha alcuna possibilità. Non ha alcuna possibilità. Per, insomma. Dai recessi più polverosi della scatola gratuita, Camilla ha recuperato una palla di vetro con neve. Alture Yuma. Beh, dai, un ricordino. E ok, giù nei quartieri alti di... Ok, va bene, anche questo è stato fatto. Vai, ora però, dopo esserti presentata, perché immagino che lei si sia avvicinata e lei dirà, scusami tanto, ma tuo padre che fine ha fatto? Non possiamo iniziare il raduno, ma non è che non ce lo fa iniziare perché Giacomo ha da fare? È diventata buona amica di Camilla, ma che carina! Dai, che carina questa cosa! Io volevo fare... fatti un selfie con un cosplayer, dai! Cami, ma quanta malizia hai che vedo battute che non mi soddisfano più di tanto? Beh, Cami è parecchio maliziosa, però addirittura mettersi lì nel... Boh, sto periodo io non ce la vedo a fare il troll nei forum. Non è dell'umore, diciamo. Allora, Giacomi, è bello, però cambiati tesoro, perché secondo me ti prende... Uno di quei coccoloni, cioè, è vero che questo è più un outfit da montagna di solito, ma quando c'è proprio la neve, quando c'è proprio la neve, insomma, no? Mi sembra il caso di coprirsi, però dai, Cami, stavo pensando, Cami, a parte dover conoscere le celebrità, me lo sono perso. No, volevo... Ma quale entra nella famiglia Crocchetta? Ora non esageriamo. Volevo vedere la foto col cosplayer. Dov'è? Aspettate un attimo. Facciamo. Fatti un selfie con un ammiratore. Anche quello potrebbe essere. Vediamo un attimo. Parla affettuosamente dei cosplayer. Perché lei dirà: io vi sostengo. È comunque una forma d'arte. La gente non lo capisce, ma. Il cosplay è veramente figo. E lo siete anche voi. Va bene, ok, Kami, grazie mille per il tuo interessamento. Però dico, non possiamo farlo, allora niente. Allora proveremo a fare direttamente la foto fra Kami e la sua fan. Sperando che lo sia veramente. Abbraccia l'ammiratore. No, oddio, addirittura abbracciare no. Però dirle, chiederle se vuole farsi una foto. Immaginiamo che sia la ragazza, se va bene. Insomma, che l'abbia chiesto a Kami. Fatti un selfie con un ammiratore. Ma signora, che cappero succede? Blossom, che cosa è successo? Vabbè, lasciamo perdere. Dai, è che sta finendo il festival qua. È un attimo che tutto vada in malora. Ho capito, però, raga. Mamma mia, una foto dovete farvi. Non è una cosa difficile. Una, cioè, sapete che significa una? Dov'è? Fatti un selfie, Kami, su. Non fare la difficile, Kami, ti prego. Immaginiamo che sia lei ad averglielo chiesto. Posso chiederti una foto? Ma certo, ovviamente. Ti vedo sempre nei locali più fighi. Ma ultimamente non più come prima, lei lascia perdere. Esatto, sì. May, non inveire, non infierire, per favore. Oh, che bella! Poi la pubblicherai, vero? Potrò mettere mi piace, ma certo, assolutamente, anzi, te la posso anche girare se vuoi, Cami, veramente magnanima, devo dire.
Vediamo un secondo se possiamo fare anche il fatto degli autografi. Voglio, sono curiosa di vedere se magari possiamo fare anche questo. Firma un autografo, ma sempre immaginiamo che sia stata lei a chiederglielo. Mi faresti anche un autografo? Ma certo! A me, con affetto, da Cami. Certo, tesoro. Certo. Ecco a te, e grazie, per il tuo sostegno. Va bene, Cami. Io volevo farti pranzare con tuo padre, ma secondo me qua la cosa non è fattibile. Dov'è tuo padre, tra l'altro? Eccolo qua. Allora, a questo punto possiamo mangiare qua qualcosina? Prendere qualcosina qui? Salve, cara Eloise. Veniamo a prendere qualcosa da mangiare qua, Cami, con tuo padre. Poi vediamo se magari resta qualcuno nei paraggi. Ma quale bicicletta? Vai a piedi, dammi retta. Che è un delirio. È veramente un delirio poi. Forza. Cami, vai per cortesia. Dov'è tuo padre? Ci mettete 20 anni. Ma tra l'altro qualcuno di famoso è rimasto? Mi sta venendo sto dubbio. Mi sa di no. Mi sa che non è rimasto proprio nessuno. Però vabbè, dai. Ce l'hai con noi, ammiratrice? Ce l'ha con noi. Dai, vai a fare una presentazione allora. Poi mangiate qualcosa. Presentazione allegra. E al limite, visto che è qui, ti fai un selfie. Ma non con tuo padre, però. Preferibilmente non con tuo padre. Firmi un autografo, dai. Molto rapida, però, deve essere la questione. Perché poi vorrei che ordinaste del cibo con tuo padre. Piatto di da portata, sì, perché no?